città per vedere Ceccon. C'è un Razzetti che ieri ha migliorato in maniera esagerata il suo personale sui 200 Delfino, e questo lo pone, a mio avviso, anche perché siamo in vasca da 50 e non in 25, dove Ceccon è vero maestro, lo pone nel ruolo di favorito. Eccolo qua Thomas Ceccon, l'abbiamo visto volare nel Delfino nella vasca secca, andando a cogliere un tempo e un risultato inaspettato per lui. Ha migliorato il proprio personale non troppo lontano dal record italiano di Piero Codia. Qua lo ritroviamo nei 200 misti, che dovrebbero essere uno dei suoi cavalli di battaglia. Ceccone in corsia numero 5, Razzetti, del quale hai detto tu in corsia numero 4, 1, 2, 3, Gianni Pellizzari Sorriso, corsie 6, 7, 8, Glessi e 2, Matteazzi, Massimiliano alla 7, Pierandrea alla 8. Ribaltati i valori nei 200 con il più giovane con un tempo di iscrizione più veloce rispetto al più anziano di due Matteazzi, Massimiliano un po' meglio di Pierandrea. Ieri però Pierandrea è stato ha dato l'idea di essere in condizione notevole. Thomas Ceccon si avvicina al blocchetto di partenza, le maggiori attese sono su di lui per questi 200 misti e su Alberto Razzetti. Aggancio e poi start. Tutto regolare, almeno questa è stata l'impressione della nostra postazione al richiamo dello start, non ci sono stati movimenti sospetti, dunque si comincia Delfino e subito prova a forzare Thomas Ceccon, bene anche Alberto Razzetti che ha capito le intenzioni dell'avversario che gli gareggia nella corsia di fianco, allora non vuole perdere troppo tempo e soprattutto troppo spazio, anche perché Ceccon è potenzialmente forte quasi in tutti gli stili, di sicuro dopo il Delfino lo è anche nel dorso. 24,93 Ceccon, 65 centesimi il ritardo di Razzetti. Sì, adesso cercherà di spezzare la gara in due sfruttando al meglio il suo dorso, sa che la rana che a livello individuale è una buona rana può essere un po' scricchiolante all'interno dei misti e sa probabilmente di non avere una coperta così lunga per coprire i 200. Il dorso che sta nuotando è di spettacolo assoluto, il passaggio notevolissimo. Il passaggio del quale parli tu, 54,18, Thomas Ceccon 2 secondi e 41 meglio di Razzetti. Il momento della verità probabilmente, potenzialmente, è quello della terza frazione, quello della rana, dove Alberto Razzetti sta cercando di recuperare, di ridurre quello svantaggio di 2 secondi e 41 dopo 100 metri di gara. Ceccon sempre davanti e Razzetti al suo inseguimento che piano piano sta recuperando. Sì, recupera centimetro su centimetro, da capire quante energie resteranno, se Ceccon riuscirà a sfruttare una subacquea devastante, ma Razzetti è lì, gli è piombato addosso. Gli è piombato decisamente addosso, si porta davanti con il gioco del tocco sulla piastra, 1.30.07 Razzetti, 5 centesimi il ritardo di Ceccon. Adesso Razzetti prova a scappare via, è semplicemente di una potenza assoluta l'azione di Alberto Razzetti che sta scappando mentre crolla Thomas Ceccon, dopo che ha entusiasmato nella prima parte di gara, nella seconda è Alberto Razzetti che lo sta facendo e continua a spingere. Diamo un'occhiata anche al tempo, diamo un'occhiata al cronometro, 1.58.09. 1.58.09, record italiano impressionante, signore e signori, se ne va un primato nazionale, quello in gomma di Alessio Boggiatto che resisteva da 11 anni, dal 2009, c'è un nuovo padrone in Italia della disciplina, un nuovo padrone dei 200 misti, si chiama Alberto Razzetti. Che lampo a illuminare la sera del Sette Colli. Beh, è stato letteralmente fantastico, fantastico tenere i nervi saldi, perché è sempre scioccante trovarsi così indietro dopo la virata dorso, quando ti giri sulla rana, e poi è stato bravissimo a inseguire centimetro su centimetro Thomas Ceccon nella rana stessa e alla fine ha dilagato letteralmente. L'abbiamo visto ieri con grande intelligenza nei 200 Delfino, più o meno la stessa intensità, la stessa distribuzione che ha rimesso in acqua oggi nei misti, un bellissimo salto di qualità. Dai che si ricomincia a camminare anche su questa gara, avevamo bisogno di un uomo così in ascesa per tornare competitivi. Ma che cosa ha fatto Luca?
qua parliamo di un record italiano che resisteva da 11 anni, qua parliamo di un ragazzo che ha interpretato Rana e Stile Libero in maniera, lasciamelo dire, magica, 1.58.09, primo al Sette Colli e titolo italiano, podio che poi coincide con quello ovviamente del campionato assoluto, perché dietro di lui ci sono altri due azzurri, si tratta di Pierandrea Matteazzi e di Massimiliano Matteazzi nell'ordine in cui ve li ho detti. Eccolo qua, questo è il riepilogo della Serie 1, ma coincide con il risultato migliore possibile.